Su questo argomento non c'è ancora un consenso unanime da parte della comunità scientifica. Infatti, innanzitutto bisogna chiarire cosa si intende per dolore. Secondo la definizione generale, il dolore è un'esperienza che include emozioni negative e in questo senso si distingue dalla nocicezione, che è la capacità di risposta a stimoli negativi, che è presente in tutti gli organismi. Per esempio, anche i batteri si allontanano da ambienti dannosi, come per esempio sostanze con un pH elevato. La nocicezione è quindi una semplice risposta riflessa, perché è legata alla reazione a uno stimolo negativo, mentre il dolore è un'esperienza emotiva molto più complessa, in quanto è cosciente. Secondo la nostra attuale comprensione del sistema nervoso degli insetti, sembrano quindi mancare le strutture neurologiche necessarie per tradurre gli stimoli negativi in esperienze emotive. E quindi è molto improbabile che gli insetti siano in grado di percepire il dolore. Nei nostri allevamenti, inoltre, sono presenti le migliori condizioni possibili per gli insetti, sia nella fase di crescita, sia nell'ultima fase dell'allevamento. In quest'ultima fase basta abbassare leggermente la temperatura e gli insetti vanno in una sorta di letargo e vengono poi abbattuti abbassando semplicemente ulteriormente la temperatura. E in questa fase c'è un progressivo rallentamento delle funzioni cognitive. Per questo motivo crediamo che chiunque voglia rimanere in salute limitando il più possibile il trattamento disumano degli animali debba considerare anche gli insetti nella propria dieta.